Ciao a tutti, allora vi invito a guardare il precedente video, se non lo avete ancora fatto. Nel video precedente vi facevo sentire una registrazione che ho fatto con il mio Marshall FD100, microfonato appunto con un SM57, cassa Marshall JCM800 lead, cono B30, e sono andato fondamentalmente su Amplitube a ricreare questo mio gear analogico in maniera molto precisa, in un certo senso, anche se poi il suono era abbastanza diverso, nel senso che sono andato a mettere gli stessi settaggi sull'amplificatore, sono andato a selezionare la stessa cassa, ho utilizzato lo stesso microfono e l'ho posizionato allo stesso modo di come l'ho posizionato nella realtà. E ovviamente anche lo speaker è lo stesso. Però, come abbiamo potuto sentire nel video precedente, il risultato è piuttosto diverso rispetto a quello che ci saremmo aspettati. E molti di voi mi hanno detto appunto, ma perché non provi a rendere il suono di Amplitube somigliante? Bene, proviamoci in questo secondo video e vediamo che cosa esce fuori. Vediamo soprattutto quanto sono reattivi i controlli di Amplitube. E vi dico che io in realtà già avevo provato, avevo fatto questo esperimento, ma il risultato non era stato granché soddisfacente. Per questo non avevo inserito la parte nel video. Però me l'avete chiesto in tanti, quindi vale la pena farvi vedere cosa succede. Ok, allora, iniziamo ascoltando il suono dell'amplificatore vero, senza batteria. È questo qua. Ok, e ovviamente per sentire la comparazione c'è il video precedente, quindi andrò più in fretta. Questo invece è il suono di Amplitube. Ok, allora il suono è molto scuro e ha poca distorsione, e in tanti mi avete detto rendilo più brillante con più distorsione. Benissimo, proviamo a farlo. Se notate, per quanto io possa alzare la distorsione, il risultato è strano, quantomeno strano. Ma comunque, proviamo a renderlo più brillante. Vedete? Anche questa cosa avevo provato. E per quanto io possa alzare gli alti, i medi, abbassare le basse. Oddio, non è che non ci sia differenza, però non è proprio tutta quella differenza che ci si potrebbe aspettare. E quindi proviamo a fare così e sentiamo in comparazione. Quindi questo sicuramente non è il modo per avvicinarsi, penso che siamo tutti d'accordo. Però abbiamo visto quanto poco reattivo sia il controllo dei settings nel pannello frontale dell'amplificatore. Io direi allora di rimettere tutto bene o male come era prima. Magari lascio la distorsione un po' più alta. E proviamo invece a intervenire sulla cassa. Vi voglio fare notare appunto come il secondo microfono sia disattivato, la room sia disattivata. Ora, certamente, io non so che cassa abbiano utilizzato, appunto coloro che hanno progettato Amplitube. Chiaramente sarà magari un po' diversa dalla mia. Qualcuno mi ha detto, guarda che gli SM57 suonano diversi. Beh, io su questo francamente ho più di un dubbio, nel senso che chiaramente l'usura, il modo in cui vengono conservati i microfoni, può renderli diversi, ma c'è una differenza comunque troppo netta. Io mi aspetto comunque, mettendo su un programma del genere, se metto una Marshall e metto una cassa Marshall con V30, devo avere un suono che dia una sensazione appunto di Marshall su cassa Marshall con B30 ed SM57.
Io ho la Marshall FD100 da una decina d'anni, vi assicuro che non ha mai suonato così. Ma comunque, bando alle ciance, vediamo cosa si riesce a fare con, intanto con il posizionamento del microfono, poi magari proviamo qualche cassa diversa. Scusate, questo era il vero amplificatore, passiamo ad Amplitube. Ok, allora già il suono inizia a essere più brillante, però già il microfono è al centro dello speaker. Quindi ecco perché non ho fatto questo tipo di esperimento nel precedente video. Sentiamo in comparazione i due suoni, ora vi spiego. Vediamo se... Ah, possiamo andare anche un po' più al centro. Ok, regoliamo un po' il volume. Abbiamo troppo volume su Amplitube, riproviamo. Ok, allora innanzitutto è sempre importante fare i confronti con lo stesso volume, perché... se il suono ha un volume maggiore, percepiremo più meglio, ok? Detto ciò, perché non ho piazzato così il microfono nel precedente video? Così già suonano più simili, ok? Ma io con Amplitube posso arrivare fino a qua, mentre nella mia Marshall io sono qui. Quindi questo cosa significa? Che se io avessi registrato la mia Marshall qui, non avrei potuto ottenere in alcun modo un suono più brillante da Amplitube, perché non c'è una posizione più centrale di questa. Non so se mi capite, potete seguirmi. Cioè in questo caso io posso provare ad avvicinarmi, perché nell'amplificatore vero il microfono è piazzato qui, con Amplitube piazzato qui mi suona scuro, lo sposto più in qua. Mi avvicino, ma se io la Marshall vera l'avessi registrata con il microfono al centro, non avrei avuto più margine su Amplitube. Questo è il senso. Detto ciò, vediamo, riascoltiamo i due suoni in comparazione. Allora, io sento il suono leggermente meno, un po' più nasale, non saprei come definirlo esattamente. Non li trovo simili. Proviamo ad allontanare un po' il microfono. Ecco, già è qualcosa che ci somiglia. Però... È qualcosa appunto che ci somiglia, non è lo stesso, ma del resto non si può neanche pretendere che sia lo stesso. Però... Questo era il vero amplificatore, sentiamo Amplitube. Ha qualcosa nelle alte che a me non convince particolarmente. Cioè, sicuramente un suono più nella direzione del suono che stiamo cercando di ottenere. Ma il fatto che ci somigli vagamente non è un qualcosa che posso dire che mi soddisfi. Ecco, mettiamola in questi termini. Quindi io direi di provare un'altra cassa e di vedere che cosa esce fuori. Qua ce ne sono tantissime. Proviamo con la cassa di Slash. Io sento comunque il suono dell'amplificatore vero molto più aggressivo. Non vi dico realistico perché magari parliamo del nulla, ok? Nel senso che io so che la prima traccia, questa qui arancione, è del vero amplificatore, però... È
qualcosa che si somiglia, ma non è quello. Il primo suona, almeno per il mio udito, meglio. Il fatto che si somiglino alla lontana non lo reputo abbastanza dal mio punto di vista. Però proviamo un'altra cassa. Per me non ci siamo ancora. Sento dei suoni molto nasali, come se fossero inscatolati. Non so se voi ricordate le Isobox, che davano un suono molto inscatolato. Ecco, mi ricordano un po' le Isobox. Un suono quasi appunto da scatolo. E le alte, io le alte, perdonatemi, però in questo tipo di programmi le alte le sento sempre un po' finte. Questo è il vero amplificatore. Vediamo. Non riescono a essere aggressive, a bucare nel modo in cui fa il vero amplificatore, il vero microfono. E questa è una cosa che ho sentito spesso sul digitale. Questo significa che non possiamo fare musica con Amplitube o con il digitale. Chiaramente no, non significa questo. Qua ci stiamo limitando a fare una comparazione tra due suoni. Come vi dicevo, poi ognuno sceglie il suono che preferisce. Io però, in tutta onestà, sono convinto che se è inutile usare gli stessi parametri, le stesse impostazioni che si usano in analogico, è inutile usarle anche in digitale, sono dell'idea che anche provare a fare questo tipo di match sia altrettanto inutile. Nel senso, Amplitube ha il suo suono. È stato regolato per suonare in un determinato modo e quel suono là ci teniamo. Non proverei a snaturarlo cercando di avvicinarmi al suono del vero amplificatore. E poi ripeto, sono gusti, può piacere, può non piacere. Io lo ritengo superiore, ma capite che è una questione essenzialmente di gusto. Non lo farei questo tentativo. Ma è il motivo per cui non ho provato a fare il match nel primo video. E l'ho scritto a molti di voi nei commenti. Guardate qua quanti amplificatori ci sono. Ah, scusate, queste sono le casse. Allora, guardate qua quanti amplificatori ci sono. Sono tantissimi. Immaginate voi se per ognuno di questi amplificatori doveste fare delle modifiche, non so, qua nei parametri, nella cassa, per cercare di avvicinarvi al vero risultato. Ma voi come fate a sapere come suona il vero se non avete l'amplificatore? Potete avere uno, due, tre di questi amplificatori, ma non tutti quelli che ci sono qua. Quindi, per me il match lascia il tempo che trova. Io vi direi, se avete questo programma, lo utilizzate per come vi danno loro i suoni. È inutile provare ad avvicinarsi a qualcosa che neanche conoscete. E anche se siete messi nella condizione di fare il paragone, come in questo caso, che abbiamo una traccia del vero amplificatore, state vedendo che in ogni caso non ci si avvicina al suono vero. E allora perché ci sono tanti video in cui Amplitube sembra suonare bene? Io ho una mia idea, chiaramente, nel senso chiaramente personale. Semplicemente non è che suoni male Amplitube. Per carità, nel 2021 è difficile che un programma suoni male, ma anche i programmi gratuiti suonano bene, insomma. Il fatto è un altro, quando sentite il suono pieno di delay, pieno di riverbero, ma sono cose che enfatizzano, effetti che enfatizzano il suono. Non a caso io questa comparazione l'ho fatta senza alcun tipo di effetto. Quindi, per me, al di là di tutto, al di là del fatto che noi vogliamo avvicinarci con Amplitube al suono del vero amplificatore,
A me non fa impazzire questi suoni che stiamo provando. Poi sì, possiamo mettere dei pedali, possiamo mettere tante cose. Possiamo sperimentare. Ma francamente non lo so. Proviamo un'altra testata. Io tengo il rig minimale perché quando suono sono abituato a non usare 300 pedali, 300 effetti. Quindi vediamo un po'. Ecco, secondo me già questa è una simulazione, quella della Jubilee, o della Jabili, non so bene come si pronuncia. Comunque già è una simulazione che secondo me suona meglio rispetto a quella della FD100, senza fare alcun tipo di paragone, ok? Però il punto è sempre là. Se facciamo un discorso di qualità, posto che la musica si può fare anche con una chitarra, con un manico di scopa, se uno riesce a trasmettere qualcosa. Ma se parliamo di qualità del suono, ci soffermiamo solo su questo aspetto. Cosa succede quando paragoniamo questa simulazione al vero amplificatore? Questo è un po' l'aspetto su cui ero intenzionato a farvi riflettere. Perché molte volte ormai con questi programmi si tende a far credere che voi pagate 350 euro e avete la qualità di centinaia di amplificatori. Però secondo me non è così. Con questo video appunto volevo semplicemente fare un po' di chiarezza. Poi per carità, il programma, come vedete, ci sono tanti video in cui viene sfruttato più o meno bene, più o meno male. Ma per fare musica si può sfruttare tutto quello che si vuole. Non mi ricordo quale chitarrista famoso, forse era Satriani, utilizzò una ventina, trentina, oddio, non vorrei dire un'imprecisione. Cercate magari su internet, ma utilizzo per registrare una delle vecchie, delle primissime Zoom, quindi per carità, non è che la qualità del suono deve farvi desistere dal realizzare musica. Semplicemente in questo contesto però stiamo confrontando qualitativamente i suoni. Facciamo un'ultima comparazione. Già, questo amplificatore mi sembra più realistico rispetto a quello visto in precedenza, però non ho modo di farvi sentire il paragone con quello vero. Posso farvi sentire il paragone con la FD100. E hanno due paste sonore diverse, inevitabilmente. Quindi, morale della favola qual è? Che se volete utilizzare Amplitube, cercate di mettere delle regolazioni che vi piacciono, senza stare troppo a imitare dei suoni, perché comunque, secondo me, con le casse che vengono date, le microfonazioni che vengono date, si arriva fino a un certo punto. Poi certo, è possibile anche mettere un proprio impulse response, caricarli da qua. Ma là si apre una parentesi a dir poco infinita. Quindi là sta a voi sperimentare. Ok? Allora, grazie a tutti per avermi ascoltato fino alla fine. Scusatemi per questo video un po' più lungo, però volevo fare un po' di chiarezza e farvi vedere un po' come interagiscono i controlli del programma. Grazie a tutti, al prossimo video. Ciao.